Un caro saluto a tutte e tutti. Nella nutrita playlist Geoingegneria, alla quale si può accedere attraverso il ricco indice alfabetico per le vostre ricerche libere ed indipendenti, avete a disposizione oltre 100 video, frutto di 8 anni di ricerca. Pensate che su Wikipedia esiste la voce Teoria del complotto sulle scie chimiche, che spesso appare sotto i video i quali affrontano questo argomento. Lo vedete in chiaro, lo dicono loro. Teoria, così la negano, mentre invece la teoria della relatività la insegnano nella scuola di regime obbligatoria. Pensate che sulla pagina di Wikipedia si legge: gli stessi enti governativi e la comunità scientifica hanno ripetutamente dimostrato l'assoluta inconsistenza e incoerenza scientifica di tali asserzioni. Analoghe risposte sono state date dai diversi governi italiani alle relative interrogazioni parlamentari, oltre che da numerosi piloti ed esperti di meteorologia. Anche riviste e programmi di divulgazione scientifica hanno definito la teoria una bufala. E invece, nelle scuole primarie e sui libri di testo della terza elementare si legge: i piloti spargono speciali sostanze chimiche che fanno gelare le minuscole gocce d'acqua che, passando nell'aria calda, si sciolgono in grosse gocce. Vi ricordo che Antonio Raschi, A Porta il 6 novembre 2018, ha affermato che... E poi l'altro aspetto è che siamo al centro di un esperimento planetario, chiamiamolo così, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. Da allora, anziché tenere la testa inchinata sui monitor degli smartphone, guardate mai in alto? Lo vedete questo aereo? Ha appena smesso di spruzzare. Questo è l'ultimo tratto spezzato. E questo è il precedente. Il cielo oggi, come vedete, viene imbrattato di sostanze chimiche, ma non è come abbiamo letto sul libro, perché le notizie di regime sono sempre al contrario di quello che dicono. Questa operazione serve per non far piovere. Nuvole come queste non si sono mai e poi mai viste prima di qualche decennio fa. Analizziamo questa scia. Osservate che si vedono delle protuberanze che vanno solo verso un lato. In un sistema naturale di sfogo di qualsiasi getto, la diffusione di liquidi, gas o polvere dovrebbe fuoriuscire a 360 gradi regolarmente. Invece qui si vede un sistema di protuberanze solo su un lato, e lo si vede anche su questo filmato. Può succedere solo per reazione chimica fra due elementi diversi, e le protuberanze che si vedono sono semplicemente il risultato di un'aggiunta chimica ad un altro elemento tramite una pompa dosatrice ad impulsi. Ciuf, 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 ciuf. E questo è il risultato delle ragnatele nel cielo. Una volta fatto il loro lavoro, gli aerei volano dentro le loro schifezze senza cospargere più nulla. Grazie per la vostra attenzione.